ci siamo. Non è detto che questo calciatore venga al Milan, ma una cosa è certa, non giocherà più nella sua squadra. E è arrivata la conferma dal suo allenatore. Quindi in questo momento lascia un like se vuoi che il mercato del Milan si sblocchi e inizi ad arrivare gente di qualità, che è quello che stiamo chiedendo e quello che sembra voler la società. E chi ha più qualità del signor Josef Ilicic? Veramente pochi giocatori. Perché io vedo che comunque il pubblico del Milan è un po' diviso, anche se sembrano più quelli che vorrebbero Ilicic. Io sono il capo di quelli che vorrebbero Ilicic, sarei veramente troppo felice. E però posso anche capire in questo momento chi è titubante, però chi dice che Ilicic è scarso, chi dice che Ilicic non è un buon giocatore, esca fuori e vada via per sempre, perché non meritate di seguire il calcio, perché Ilicic è un grandissimo giocatore. Chi è invece preoccupato per il fisico di Ilicic, per l'età di Ilicic, perché l'ultima stagione con i dissidi, con Gasperini, non ha giocato tantissimo, molti infortuni, allora un po' preoccupato da quel punto di vista dell'affidabilità. Allora avete ragione, io vi do ragione da quel punto di vista, però io me la rischio perché è un giocatore che potreste andare veramente a pagare poco e ti potrebbe davvero fare la differenza, è l'utile sicuro. Ha parlato Gasperini dopo la partita dell'Atalanta e ha detto che Ilicic sta cercando una nuova squadra, una squadra che gli darebbe un minutaggio superiore, quindi ha chiesto la cessione. E queste parole arrivate davanti a un microfono non sono parole così rubate da qualche giornale che dice che la butta lì, che cerca la notizia del secolo, no. Questa è una notizia vera e propria con le parole di Gasperini. Quindi Ilicic è un giocatore che ha chiesto la cessione, quindi l'Atalanta non potrà più andare a chiedere tutti i soldi che sta chiedendo in questo momento, perché la trattativa di Ilicic sembrerebbe un po' bloccata, perché l'Atalanta vorrebbe guadagnare 8 milioni di euro per Ilicic, ma è una roba impossibile. Nessuno ti darà 8 milioni di euro per un giocatore che comunque ha chiesto la cessione, è in là con l'età e li sa anche per scadere il contratto e praticamente non va d'accordo con l'allenatore, perché lo sappiamo tutti quanti che Ilicic non va d'accordo con l'allenatore. Ha resistito un po' di più del Papu Gomez, che se n'è scappato subito via a gennaio, ma anche Ilicic, i rapporti con Gasperini sono veramente a zero. Gasperini ha voluto tenere lo spogliatoio in mano facendo fuori un po' i senatori e Ilicic è uno di quelli, quindi Gasperini non lo vorrà mai e poi mai nello spogliatoio l'anno prossimo e quindi magari anche con questa intervista ha accelerato la sua cessione dicendo che è stato lui a chiedere un'altra squadra che gli dà più minuti, perché Ilicic secondo me ha capito già che aria suona e ha capito che comunque nell'Atalanta quest'anno avrebbe giocato veramente poco. Quindi verrà il Milan? Non lo so. Il Milan sicuramente lo tiene d'occhio, è la squadra più vicina a Ilicic. Io ripeto, sarei felicissimo di vedere Ilicic. Sicuramente questa intervista di Gasperini lo avvicina, se non al Milan, lo allontana dall'Atalanta. Prendetela come volete voi questa intervista di Gasperini, fatemi sapere cosa ne pensate. Però secondo me il Milan l'ha bloccato. E Ilicic, ragazzi, giocherà sulla destra. È un giocatore che dovrebbe prendere il posto, tra virgolette, di Samu Castillejo con Salmequers, straconfermato. E Castillejo che dovrebbe partire, andare in Spagna. E Ilicic prenderebbe il posto di Castillejo. Molti di voi mi dicono: sì, vabbè, ma Ilicic non corre più. Non fa... Secondo me, innanzitutto, con degli stimoli nuovi, Ilicic darebbe il 101%. E di questo ne sono certo perché è la sua ultima grande occasione della carriera. E quindi non penso che la sprecherà. Secondo me, nell'Atalanta aveva perso anche un po' di stimoli. Però l'abbiamo visto appena accelerava un po' come cambiava. Perché secondo me, molti si ricordano di Ilicic solo per l'ultima stagione. Ma si sono dimenticati di che giocatore è Ilicic. Ve lo ricordate Ilicic, specialmente contro di noi? Cioè, praticamente prendeva la nostra difesa, se la metteva in tasca e se la portava a Bergamo, eh. Cioè, non sottovalutate la classe di Ilicic, mi raccomando. Quindi è un giocatore che comunque andrebbe a ricoprire il ruolo di esterno destro. Per di più potrebbe anche giocare comunque dietro la punta, perché è un giocatore che sa fare gol, un giocatore che sa segnare, quindi potrebbe anche cambiare magari il modo di giocare il Milan. Se il Milan magari vorrà giocare, che ne so, con un 4-2-3-1, mettendo Ilicic praticamente invece della linea dei trequartisti, che non farà mai il ruolo che faceva Çalhanoğlu, parliamoci chiaro. Ilicic non è un giocatore che ritorna a centrocampo. Se vuoi un giocatore alla Çalhanoğlu, ti devi andare a comprare, che ne so, un Sabitzer. Ecco, quello è la copia di Çalhanoğlu. Se vuoi un giocatore così, che fa il trequartista, che mette qualità in avanti, ma che copre anche dietro. Ecco, Ilicic non sarebbe mai quel tipo di giocatore che torna a centrocampo, però sicuramente sarebbe un giocatore che sotto punta darebbe molto più un aiuto rispetto a Çalhanoğlu, perché la qualità di Ilicic è 100 volte superiore a quella di Çalhanoğlu. Quindi io ripeto, una notizia secondo me importante è positiva per chi spera in un Ilicic nel Milan. Per quanto riguarda velocemente le altre notizie di mercato, sembrerebbe essere arrivata questa famosa offerta del Francoforte per Jens Peter Auge, quindi avevamo detto tutti quanti, ormai gli avevamo già dato l'addio dopo la mancata convocazione contro l'ultima amichevole del Milan.
Però c'è da dire una cosa, che molti hanno cercato di far passare la non convocazione perché l'aveva chiesto Auge, perché aveva avuto dei carichi, tutte cavolate. Ha parlato il procuratore di Auge, ha detto Auge sta bene, non è stato convocato per scelta tecnica, quindi hanno cercato un po' di nascondere la cosa, anche perché, ripeto, un po' come la situazione Ilicic, se tu dici che il giocatore è sul mercato, che il giocatore non fa parte del tuo progetto, sicuramente non puoi chiedere poi tanti soldi. Il Milan vorrebbe più o meno sui 12 milioni di euro. Sembrerebbe questa offerta del Francoforte che sta accelerando, superando magari la concorrenza anche del Wolfsburg, altra squadra di Bundesliga, sembrerebbe arrivare magari a giorni. Quindi vi terrò aggiornati sulla vicenda Auge, che purtroppo, ragazzi, ripeto, bisogna cominciare a dire addio a questo talento norvegese che ci ha fatto tanto sognare con questa favola. Ripeto, a me dispiace veramente tanto. Per quanto riguarda in uscita, una notizia importante. Mi avete chiesto tutti quanti cosa ne pensi, Daniel Maldini, Fred, non ne hai parlato nel post partita del match contro il Nizza. Daniel Maldini è un giocatore, secondo me, molto interessante, si è fatto vedere, ha ottime qualità, però io non credo che Daniel Maldini possa fare il vice Brahim Diaz. Io credo che oltre Brahim Diaz arriverà un altro trequartista e Daniel Maldini sarà più o meno la terza riserva in quel ruolo, che poi magari Pioli schiera Krunic pur di non mettere Daniel Maldini. Quindi io credo che anche quest'anno Daniel Maldini non avrà tante scelte, tante possibilità di giocare. Sembrerebbe che il Milan abbia rifiutato l'offerta però dello Spezia, che lo chiedeva in prestito, come ha fatto un po' con Pobega, e Paolo Maldini, il papà di Daniel, che secondo me nessuno può saperne meglio del padre cosa sia più giusto per il futuro di questo ragazzo, ha rifiutato l'offerta, ha detto che il piano di crescita di Daniel non cambierà, resterà al Milan, crescerà insieme al Milan, perché magari anche soltanto allenandoti con alcuni campioni puoi migliorare, magari più anche di giocare. Secondo me i giocatori comunque devono fare esperienza e qualche minuto in più, secondo me Daniel Maldini quest'anno lo meriterebbe. Avevo anche fatto un sondaggio sul mio Instagram, mi raccomando se non mi segui, total-basso-fred, venimi a seguire perché lì faccio tanti sondaggi e tante cose tutte sul Milan, quindi mi raccomando venite a seguire. Aveva stravinto il sì, Daniel Maldini merita più possibilità quest'anno. Io ripeto, magari sarò pessimista, magari sono prevenuto, però io ve lo posso dire, secondo me come stanno adesso le cose, Daniel Maldini farà più o meno lo stesso minutaggio dell'anno scorso, quindi veramente basso. Anche se quest'anno abbiamo la Champions League, anche se quest'anno abbiamo più possibilità di far giocare più giocatori, però secondo me se dovesse arrivare il trequartista come tutti quanti noi pensiamo, con Brahim Diaz, con magari la possibilità di mettere Leao trequartista, Krunic trequartista e compagnia bella, secondo me le chance di vedere Daniel Maldini in campo saranno molto basse. L'avrei dato in prestito? Probabilmente sì. Fatemi sapere la vostra sotto nei commenti. Ragazzi, per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere soprattutto cosa ne pensate di Ilicic, cioè se queste parole di Gasperini lo avvicinano sempre di più al Milan. Sempre Forza Milan, lascia il like se non sei dimenticato, iscriviti al canale e accendi la campanellina che è importantissima per le feed.